Di un esponente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Bertani. Allora, lei si è espresso in aula sul provvedimento, magari ci spostiamo un attimo così siamo inquadrati meglio, chiedo alla regia. E quali sono i punti critici che avete evidenziato come Movimento 5 Stelle su questo provvedimento su cui vi siete astenuti? Certo, il programma della partecipazione per noi è un momento importante per la regione, perché anche quando abbiamo discusso la legge sulla partecipazione abbiamo voluto far capire che la partecipazione è uno strumento importante per rafforzare la nostra democrazia, democrazia che è una democrazia rappresentativa ma che rimane viva e forte se la partecipazione rimane accanto e la rafforza. Quindi coinvolgere i cittadini in scelte che coinvolgono le amministrazioni, quali ad esempio il bilancio partecipativo come sta facendo il Comune di Roma, mettendo sul piatto 20 milioni di euro sul quali i cittadini si esprimeranno direttamente, quindi non solo verranno ascoltati ma i cittadini potranno anche votare, quindi dire direttamente la loro. Ecco, con questi strumenti, se noi non diciamo solo ai cittadini vi teniamo informati o al massimo vi ascoltiamo, ma invece lì coinvolgiamo per arrivare a delle codecisioni, cioè decisioni prese insieme da chi rappresenta, quindi da chi è chiamato ad amministrare, ma contemporaneamente dai cittadini, allora la democrazia si rafforza, le scelte sono migliori, rafforziamo le istituzioni e rafforziamo la partecipazione dei cittadini. Quello che manca nella nostra regione spesso appunto è questo passo successivo, spesso ci si ferma ad informare o al massimo ad ascoltare. Per questo i processi partecipativi della nostra regione, pur essendo numerosi e pur avendoci investiti, non vedono la partecipazione di tanti cittadini e quindi troviamo qui il limite di quello che fa la regione. Ovviamente di per sé la legge sulla partecipazione è un programma, li riteniamo interessanti ma non sufficienti proprio per questi limiti, per questo poi ci siamo astenuti. Quindi 800 e rotti progetti dal 2012 ad oggi, 2.300.000 euro di investimento. Voi avete fatto delle proposte anche per la legge che è stata approvata a fine anno, a fine dell'anno scorso, che è questa nuova legge. E, a questo punto insomma, vedremo come potrà procedere con eventuali vostre altre proposte. Sentiamo però, la ringrazio, consigliere Andrea Bertani, sentiamo però che